Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Come molti di voi sapranno, sono uscite sul giornale alcune notizie riguardo fatti accaduti all'interno del Fantanido. Non ho intenzione di utilizzare questo tipo di strumento, il video del venerdì, per rilasciare dichiarazioni, dare notizie nel merito di quello che sta succedendo o si presume sia successo. Le indagini stanno facendo il loro corso, la magistratura sta seguendo il suo iter. Quello che io chiedo a tutti è quello di non agitare ulteriormente le acque, perché si tratta di un ambiente dove all'interno ci sono dei bambini, un ambiente che deve essere sicuro, e dobbiamo soprattutto aver rispetto anche delle famiglie che portano i loro figli all'interno della struttura. GIASC sta tenendo un filo diretto con le famiglie che stanno utilizzando il Fantanido. Chiedo a tutti proprio il massimo rispetto della faccenda, come si sta cercando di portare avanti tutti insieme. Veniamo a notizie di controllo del territorio da parte della polizia locale sull'abbandono dei rifiuti. Tempo indietro avevo già annunciato l'utilizzo di telecamere per andare a cercare chi trasgredisce e chi abbandona rifiuti, e devo dire che questo metodo sta funzionando. Un po' con una serie di indagini e ricerche di più telecamere siamo riusciti ad andare a trovare alcune persone che abbandonavano rifiuti o dove ci sono i cestini oppure proprio in giro. Ecco, queste persone sono state chiamate e sono state sanzionate. Un invito quindi a tutti ad avere più attenzione nel gettare rifiuti, più attenzione sul decoro urbano, perché come ben sappiamo la pulizia è un bene di tutti, e comunque pulire di più costa di più per l'amministrazione e vuol dire più costi per la cittadinanza. Quindi cerchiamo sempre di rispettare il decoro e il senso civico per il bello del paese. Gli eventi della settimana. Parto un po' da quello più lontano, perché ci tengo farlo presente, perché mi piacerebbe che in quella serata ci siano davvero parecchie persone, perché sarà una serata informativa, perché sarà una serata importante proprio per il tema che si va a toccare, quello sul controllo del vicinato, che sarà il 18 di maggio alle ore 21 in Aula Magna Benvenuto Piazza. È una serata proprio per conoscere lo strumento del controllo del vicinato, per cercare di avvicinarci a gruppi che già sono presenti o per avere la possibilità di crearne di nuovi sul nostro territorio. Veniamo a quelli più vicino. Sabato, domani, che è il 6 di maggio, dalle ore 10 alle ore 12 in piazza Alfredo Dio, il banchetto informativo sulla campagna contro l'abbandono delle iniezioni canine, organizzato con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e l'Associazione Negozianti. In quell'occasione verrà appunto distribuito un kit con dei sacchetti per la raccolta delle iniezioni canine. Per chi fosse interessato a qualsiasi informazione, vi invitiamo a raggiungere il banchetto. Sempre sabato, ma alle ore 16, all'interno del Parco delle Scienze Rita Levi Montalcini, il secondo momento del Festival della Valleolona organizzato dal CRT. Ci sarà un momento con la compagnia Danza Verticale. Ricordo a tutti che fino a domenica 7, sempre qui al Castello Visconteo, nella Sala del Camino sede della Proloco, prosegue la mostra personale di Marino Mossi. Domenica, la prima domenica del mese, in Piazza della Repubblica, Piazza Mercato, il classico mercatino degli hobbisti, e sempre nella giornata di domenica ci saranno organizzate appunto per occasione le visite guidate del castello. Ricordo anche che domenica è la giornata del verde pulito, con ritrovo alle 8:30 qui in Piazza Cavour, per chi volesse partecipare a pulire un po' di zone del nostro paese, giornata che stiamo un po' cercando di capire le condizioni del meteo, e se dovesse piovere verrà rimandata a data da destinarsi. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.